parte Viteto in provincia di Bari, poi altre sette città a seguire. La ruota di Conai gira e si ferma su otto città italiane, da nord a sud, con un format in cui si vuole promuovere lo sforzo appassionato e lucido degli amministratori e scoprire così otto realtà comunali dove si sono concentrate nel tempo successi, ma anche criticità, sforzi e prospettive legati dal filo rosso sempre costante della gestione dei rifiuti, che se ben gestita può rappresentare anche un volano per la crescita di un territorio. Abbiamo scelto, ha detto il presidente di Conai, Luca Ruini, otto città che si sono scoperte virtuose nella raccolta differenziata, trovando la formula per tenere insieme esigenze del territorio e sostenibilità. Le altre città che fanno parte del progetto: Catanzaro, Alba, Potenza, La Spezia, Perugia, Livorno e Cagliari. Torino ci mette la faccia in tema di rifiuti. È questo il sentimento della nuova campagna di comunicazione della città sabauda promossa da Amiat Gruppo Iren, Città di Torino e Conai. Il messaggio che arriva è diretto: il contributo di tutti i cittadini è fondamentale per ottenere risultati positivi per quantità e qualità dei rifiuti differenziati. Il capoluogo piemontese, insomma, è impegnato in prima linea, tanto che nella stessa campagna nasce un secondo slogan, Torino differenzia, associato ad un logo realizzato appositamente e composto dal simbolo del riciclo. Qui vengono aggiunte le corna del toro, da sempre simbolo della città di Torino. Del resto, i cittadini, se differenziano correttamente i rifiuti, rappresentano il primo anello della catena del riciclo, che permette ai materiali di imballaggio di trovare una seconda vita, ha dichiarato Luca Piatto, responsabile dei rapporti con il territorio di Conai. Completano il communication mix due video, entrambi saranno pubblicati sul canale YouTube, così come sui social e sugli strumenti di comunicazione più tradizionale sarà declinata l'intera campagna. Tornando appunto nel mondo reale, facendo riferimento alla nostra azienda, alla nostra organizzazione, io sogno di avere un gruppo che continua a crescere con una maturata sensibilità verso i problemi appunto del mondo, insomma, problemi più grandi, quindi forse meno concreti, meno quotidiani. E per arrivare a fare in modo che questo gruppo abbia sempre più chiara la meta da raggiungere, che poi alla fine è quella del benessere, della crescita, e nel pieno rispetto chiaramente di questo mondo che ci ospita. Quindi sicuramente sì, crescita, sicuramente continuare nell'innovazione e nella comunicazione e condivisione di questa appunto mentalità di rispetto.